Buongiorno ragazzi, ora andiamo in prova con il Kuga VV, ovviamente, perché le condizioni del lago, se puoi fare l'inquadratura del lago, ovviamente sta piovendo, il pesce fa delle continue bollate in superficie, ovviamente, e si trova sui primi 20-30 cm di acqua. Non sappiamo se dal fondo viene su e fa delle cacciate e ritorna immediatamente sotto, comunque l'attività prevalente è quella in superficie. Sto utilizzando la nuova canna di Casa Volcani 61 VLH Black Spine, una canna da ricerca, da micro ovviamente, ma va bene anche per muovere artificiali in queste situazioni. Vado proprio a muovere l'artificiale in maniera lenta, 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 in superficie. Ovviamente mi serve un ester, perché un ester, essendo un filo monofilo sintetico, ovviamente immediatamente affondante, in questa situazione non mi fa pance di filo dalla punta della canna e l'esca stessa. Una situazione oggi dove anche il micro spoon non ha assolutamente reso, quindi l'unica alternativa in queste situazioni è proprio questa, è quella di andarci con un artificiale importante che genera molte vibrazioni. Questa è l'azione della 61L Black Spine, dove vedete che con il pesce ovviamente la canna risponde nel miglior modo possibile. La vetta è immediatamente veloce nella secondare la mangiata. Abbiamo visto che non tanto un recupero lineare, ma come abbiamo iniziato a fare delle piccole gercate con delle piccole pause e ripartire molto molto lenti, abbiamo avuto l'attacco. Eccolo qua. Ciao a tutti.